In questo video ti porterò a conoscenza degli 8 punti essenziali che devi mettere in pratica se vuoi innalzare le tue vibrazioni. E che cosa intendo per innalzare le tue vibrazioni? Intendo cambiare frequenza, spostarsi dalle frequenze dell'astio, della impazienza, della frustrazione, della rabbia, a delle frequenze più neutre per poi passare a delle frequenze più elevate come la gioia, la gratitudine, l'amore, la pace, l'abbondanza, eccetera. Perché è importante cambiare vibrazioni? Beh, perché noi attraiamo quello che siamo, non attraiamo quello che vogliamo. Anzi, la vibrazione della volontà è una vibrazione più piuttosto bassa. Il focus quindi è su chi siamo, è l'energia con cui vibriamo. Ogni oggetto, ogni situazione, ogni cosa che vediamo nella nostra realtà tridimensionale vibra a una certa frequenza, è energia pura. E se noi vogliamo diventare un match energetico con i desideri che vogliamo attrarre, dobbiamo spostarci su frequenze più elevate. Allora, ecco il primo degli 8 punti di cui voglio parlarvi oggi. Primo, diventa consapevole dei tuoi pensieri. Tutto ciò che pensi, dici, senti diventa la tua realtà. Ogni singolo pensiero che formuliamo porta con sé una vibrazione energetica. Ogni credenza ha una vibrazione energetica. Per esempio, in passato una delle mie credenze fondamentali era: il denaro non è una cosa spirituale, e se hai tanto denaro sicuramente vuol dire che hai fatto qualcosa che non dovevi fare. Frequenza bassissima, credenza ultra limitante. Non c'era poi di stupirsi che il mio conto in banca riflettesse esattamente questo tipo di credenza. Quindi ho dovuto cambiare questa credenza inserendo credenze più potenzianti che portassero delle frequenze più alte e che attirassero di conseguenza una realtà corrispondente. Ci sono tantissimi metodi per fare questo e alcuni li ho già spiegati in un video, ma farò tantissimi altri video sull'argomento. Ma molto semplicemente, inizia a osservare i tuoi pensieri, inizia a essere consapevole del fatto che tu hai dei pensieri e non sei i tuoi pensieri. Quando ti arriva un pensiero negativo, invece di cercare di scacciarlo a tutti i costi e di portarlo fuori dalla tua consapevolezza con tutta la tua forza, cerca piuttosto di accoglierlo, ringraziare perché è arrivato nella tua vita a portarti un messaggio, guardarlo, cambiarlo e lasciarlo andare. Questo è l'opposto di reprimere. Reprimere non fa altro che far arrabbiare, fra virgolette, ancora di più i pensieri negativi e farli tornare dalla finestra invece che dalla porta dove li hai scacciati con tutte le tue forze. Mentre accoglierli e trasformarli è quello che significa fare un lavoro alchemico di trasmutazione del pensiero e far perdere al pensiero il suo potere che ha su di noi, il suo potere di influenzare la nostra vita. Bene, ti aspetto al prossimo video dove ti parlerò di un altro modo per innalzare le tue frequenze vibrazionali e attrarre come un pro.